questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia della raccoglitrice FRT. Questa macchina è una macchina un po' particolare, nel senso che è una macchina trainata, che quindi per essere utilizzata ha bisogno di un trattore. Questa macchina nasce per la raccolta di prodotti tipo spinacio, insalata, rucola o prodotti similari. Ma ora andiamo insieme a vederla nel dettaglio per capire com'è fatta. Il prodotto, una volta tagliato, sarà raccolto attraverso l'elevatore di carico, che porterà il prodotto direttamente dal campo alla cassetta. Tutti i comandi della raccoglitrice FRT sono azionati attraverso una console comandi. Sono presenti due differenti console comandi, una posizionata sulla raccoglitrice che permette alle persone che lavorano sulla raccoglitrice di poter movimentare la macchina, un'altra che, come in questo caso, verrà posizionata all'interno della cabina del trattore per permettere all'operatore che guida il trattore di effettuare gli stessi comandi. La raccoglitrice FRT è una macchina trainata e quindi per poter essere utilizzata ha bisogno di un trattore. Tutti i suoi movimenti sono azionati attraverso una comoda presa di forza. L'efficiente presa di forza e il radiatore permettono a tutti i movimenti idraulici dell'FRT di poter lavorare in qualsiasi condizione climatica. Sono disponibili come accessori vari tipi di gommature che permetteranno di potersi adattare alle varie esigenze dei clienti e ai vari tipi di terreno. Ma ora vediamo insieme la lama e l'elevatore in movimento per capire come funzionano. Durante le fasi di raccolta e di lavoro, la raccoglitrice FRT segue in maniera autonoma il terreno e gli operatori potranno in qualsiasi momento andare a registrare l'altezza di taglio. Questi movimenti avvengono attraverso un rullo tastatore che con il suo movimento andrà a variare l'altezza del prodotto raccolto. Ma ora vediamolo insieme in azione. Questa raccoglitrice, come potete vedere, è stata ampiamente personalizzata seguendo le specifiche richieste di un nostro cliente. Vi ricordo che sul nostro canale YouTube potete trovare un video apposito dove andremo a spiegare le varie personalizzazioni di questa macchina. Speriamo che la nostra raccoglitrice trainata FRT vi sia piaciuta. Se avete delle domande, postatele pure nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao!